Eccoci nuovamente qui, andiamo insieme a sfogliare le prime pagine dei quotidiani romani e a vedere cosa è successo nella capitale. Ce la siamo cavata, Roma torna normale. Alemanno ottimista, ma resta il pericolo ghiaccio. Un clochard muore a Ostia. Si allontana il rischio neve, temperatura impicchiata. Torna completo, ma rallentato il servizio bus. Ancora disagi nei quartieri più alti. E qui l'emergenza, boom di cadute e fratture, pronto soccorso intasati. Polverini, se uscite usate scarpe adeguate. Passiamo ora a Leggo Roma. Ghiaccio bollente. Morti e polemiche, città ancora sotto scacco del maltempo. Quindi due versioni differenti. Ora Messaggero, cronaca di Roma. Rifiuti non raccolti, allarme nei quartieri. L'AMA, il servizio non si è fermato, ma serviranno 48 ore per tornare alla normalità. Polemiche sui cassonetti strapieni. Il PD nel 2009 è stato azzerato il piano neve. Il PDL fu la precedente giunta a cancellarlo. E qui nuovamente ghiaccio record di cadute, raddoppiano i pazienti nei pronto soccorso, 358 in 12 ore. Appello del presidente della regione, quindi uscite solo in caso di necessità e con le scarpe adatte. Scuole e uffici pubblici oggi non apriranno, come succede anche qui a Civitavecchia. E ora Repubblica Roma. Allarme ghiaccio, l'emergenza continua, Alemanno promette, oggi risolviamo tutto, altri tre morti per il freddo, prorogato sino alle 12 di oggi l'obbligo delle catene, scuole, università e uffici chiusi, aperti i varchi ZTL, nel prossimo weekend attese nuove precipitazioni. E ora nelle strade caos rifiuti, l'AMA non svuota i cassonetti. Bene, e ora insieme andiamo a sfogliare invece le prime pagine dei quotidiani nazionali. Vediamo Corriere della Neve, Corriere della Sera. Gelo e caos, richiamo del ministro. Cancellieri ad Alemanno, basta liti, bene la protezione civile. Scontro su Roma, il PDL con il sindaco, ancora morti. Emergenza in Abruzzo e Romagna. Andiamo a vedere la vignetta di Giannelli. Lo scaricabarile, ovvero il coordinamento. C'è dentro il sale per la prossima nevicata e come vedete la vignetta è abbastanza chiara. E ora invece si parla della manovra del governo, articolo 18 e parti sociali, una base di trattativa per superare gli ostacoli. Le ipotesi su cause veloci e licenziamenti individuali. Quindi vediamo che per quanto riguarda la manovra sul lavoro prosegue il lavoro da parte del governo. E ora passiamo al giornale. Rifondazione Berlusconi. Il centrodestra rialza la testa. Il Cavaliere progetta la sua fondazione per rilanciare il PDL. La Russa, vertice sulle riforme con Lega e PD. Caso Lusi a sinistra è tutti contro tutti e c'è chi si chiede chi finanziò Bersani? Proseguiamo e vediamo la prima pagina del Tempo. Nevicata capitale. Durissimo scontro tra Alemanno e Protezione Civile. Oggi chiusi uffici e scuole, troppi paesi ancora senza energia. Passiamo al Messaggero Cronaca di Roma. Basta liti sull'emergenza neve. Eh sì, perché la polemica è stata notevole. Basta liti sull'emergenza neve, cancellieri, serve un piano per Roma, gravissima l'assenza di bus e taxi. Intervista al ministro dell'Interno, nuovo duello tra Alemanno e la Protezione Civile.
E qui c'è una notizia che in effetti è vero, che dolore quegli alberi feriti, perché in effetti il peso della neve ha danneggiato la nostra vegetazione, purtroppo. Questo avviene in cioè, ovunque, in qualsiasi posto, ma in particolar modo nelle città, appunto, dove gli alberi non sono abituati a ciò. E anche perché, essendo notevole la quantità di neve caduta, purtroppo i rami rotti ce ne sono stati, di rami spezzati. Proseguiamo con la Repubblica. Il governo sconfessa Alemanno. Lite sul caos, neve a Roma, altri 10 morti per il gelo, Riccardi accusa i comuni. Scontro in TV tra il sindaco della capitale e il capo della protezione civile, Palazzo Chigi, fiducia in Gabrielli, il Campidoglio non ci ha chiesto aiuti. Internet, scuola e sanità, piano per l'Italia online. Parla Profumo, posto fisso, i giovani imparino a creare. Berlusconi apre sulla legge elettorale, Bersani a Monti, ora basta prese in giro. Proseguiamo con il nostro quotidiano economico, Il Sole 24 Ore. Il fisco cambia 2 volte al giorno. Nel 2011 oltre 650 interventi tra norme modificate e disposizioni aggiunte. Dal governo via libera in settimana al decreto anticomplicazioni, tra le ipotesi abuso del diritto, spesometro e termini di accertamento. E qui una notizia che riguarda comunque tutta Italia. Controlli nel mirino un'azienda su 3. Dai contributi alla sicurezza, imprese sotto osservazione in 11 ambiti. Indagine del Ministero della Pubblica Amministrazione in vista della razionalizzazione delle attività. Quindi saranno fatti, ma già sono partiti, i controlli nei confronti di tutte le aziende. E ora passiamo alla stampa. Riforme, parte la trattativa, iniziativa PDL, consultazioni da domani, Berlusconi cerca la sponda PD. I partiti provano a cambiare la legge elettorale, Violante, aperti al dialogo, ma non si pensi a leggi su misura. E ora qui, altri 7 giorni al gelo, scatta l'allerta per il gas, consumi record, fino a mercoledì nessun rischio. Eni teme i tagli di Gazprom, resta l'emergenza freddo, ieri 8 vittime. E qui, per quanto riguarda la manovra del governo sul lavoro, una legge per regolare il diritto al licenziamento. Angeletti, non tocchiamo l'articolo 18, tutela dagli abusi, moratoria di 1 anno sulla riforma degli ammortizzatori. Ma ora andiamo insieme a sfogliare, ad approfondire alcuni degli articoli presenti all'interno dei quotidiani che abbiamo appena letto. Corriere della Sera, la giornata. Dai bus ai blackout, i fallimenti ora per ora, la capitale in tilt, chi non è intervenuto e perché? Il bollettino, il piano neve e le conseguenze sui cittadini. Per FS il 30% dei regionali viaggia con ritardi fra 10 e 30 minuti. Passeggeri infuriati. Volontari della Protezione Civile spargono scorte di sale su strade ritenute nevralgiche. Sul grande raccordo anulare, numerosi automobilisti si preparano a trascorrere la notte in macchina. E ancora Corriere della Sera. Dalla prima che abbiamo visto della cronaca di Roma, in cui Alemanno dice ce la siamo cavata, Roma torna normale, ecco come prosegue all'interno. Grazie ai romani la città funziona. Alemanno le vie principali sono libere, ma il rischio resta il ghiaccio. Siamo stati lasciati soli, abbiamo sofferto disagi, ma ce la siamo cavata. La ZTL sarà aperta e fino alle 12 di oggi c'è l'obbligo delle catene a bordo. Ancora Corriere della Sera. Neve attesa per venerdì, se ne occupi il governo. Muore un clochard a Ostia, critiche della Caritas, il PD all'attacco. Il prefetto, il sindaco responsabile della protezione civile.
Quindi sono due i clochard morti per il freddo a Ostia in via delle Azzorre in un accampamento di fortuna, la Caritas. Per i campi rom non è cambiato nulla. 600 le tonnellate di sale sparse sulle strade della città nella notte fra sabato e domenica. Venerdì sono state molte le polemiche per la poca quantità di sale a disposizione. E qui queste sono le temperature previste oggi, abbiamo visto meno 3, meno 1. Poi meno 3, 1, domani meno 7 nel corso della notte, 1. Poi mercoledì meno 4, 4. Giovedì riscenderanno ma di giorno, quindi è notevole l'escursione termica. Venerdì 1 grado e 7, prevista pioggia, quindi probabilmente ghiaccio. E sabato 4, 7 gradi. Quindi sicuramente lo stato di allerta, ma l'hanno detto, già da martedì c'è pericolo nuovamente perché abbiamo visto le temperature sono basse, ma è possibile un altro weekend appunto all'insegna del gelo e del ghiaccio. Proseguiamo con il Corriere della Sera. L'intervista. I sindaci sono i primi responsabili, basta polemiche, pensiamo a lavorare. La titolare dell'Interno, Gabrielli, ha operato con serietà, allerta puntuali e precisi. Il ministro Cancellieri, la protezione civile al Viminale, se n'è parlato. Io non faccio giochi sotterranei sulla protezione civile, la decisione spetta al presidente del Consiglio, Mario Monti. E questo lo dice il ministro dell'Interno. Gli interventi, i vigili del fuoco hanno fatto più di 5.000 interventi, mentre la polizia stradale ha impiegato 6.800 pattuglie. Infrastrutture spesso obsolete, in alcune zone le linee ferroviarie ed elettriche sono andate in tilt, è il sistema che non regge. Passiamo ora al giornale e il giornale mette in risalto appunto la polemica che c'è stata nei confronti di come Alemanno ha gestito la situazione maltempo. Alemanno seppellisce la protezione civile, in mano ai passacarte, scintille con Gabrielli, Bertolaso ci metteva la faccia, lui scappa. La replica, se la prende con chi ha indebolito la nostra struttura, quindi scontro politico, PD all'attacco del primo cittadino, il PDL chiede l'inchiesta parlamentare. Passiamo ora al Messaggero e qui, come abbiamo visto già dalle prime pagine, pericolo cadute sul ghiaccio, soccorse 30 persone ogni ora. Record di ricoveri, appello della Polverini, usate scarpe adatte. A causa delle fratture ieri le ambulanze hanno trasportato 358 feriti. Il dottor Magnanti, i traumi più frequenti al polso, gomito, caviglia e femore. E qui il caso, sale alimentare contro il gelo, il comune va bene lo stesso, profeta, è efficace come quello grosso. Il bilancio, tornerà tutto normale entro oggi, Alemanno rinnova l'appello, aiutateci a togliere la neve, trasporti ancora a servizio ridotto. Il sindaco ringrazia i romani per lo sforzo sopportato, vietato l'accesso a ville e parchi per la messa in sicurezza delle piante. 250 i mezzi in campo, distribuite 2.500 pale e sparse 2.000 tonnellate di sale. Ispezionati 5 milioni metri quadrati di superficie stradale. Proseguiamo con il Messaggero e qui vedete c'è un focus, neve e freddo, si riparte a metà, la raccolta rifiuti è in affanno. Cassonetti stracolmi e pesanti ritardi nella pulizia della città. Polemiche sull'assenza del piano neve, lama normalità in 48 ore. Quindi, scuole e uffici, si vede anche per oggi tutti a casa. Trasporti, piano bus, 79 linee saranno regolari. E qui meteo, si dice, ecco il gelo, c'è il rischio ghiaccio. E negozi, scaffali non ancora pieni. E infatti a tal proposito vediamo un articolo di Leggo Roma, come vi avevo anticipato poc'anzi, allarme Codacons, scaffali vuoti, prezzi alle stelle, prezzi gonfiati dai furbi, denuncia del Codacons, scaffali dei negozi quasi vuoti e aumenti ingiustificati. Quindi c'è sempre qualcuno che se ne approfitta.
E qui Repubblica Roma, forte allerta anche nella Valle dell'Aniene, decine di comuni della provincia isolati per il gelo, l'appello dei sindaci serve aiuto subito. Provincia sommersa dalla neve, tanti centri ancora isolati, niente cibo, luce e telefono. A rischio la Valle dell'Aniene, i comuni aiuti subito. Quindi c'è l'obbligo delle catene a bordo e c'è un blackout elettrico. E qui su Repubblica invece la polemica tra Alemanno e Gabrielli, lite in diretta TV, passacarte, ora interverrà il governo, mistifichi e ti nascondi dietro un dito, scontro sul caos neve a Roma, Alfano, una verifica sul dipartimento, battibecco nel programma dell'Annunziata, oggi ancora chiusi uffici e scuole. I disastri di Gianni dal Tibet a Fascistopoli, questa è sulla Repubblica. Gaffe, Parentopoli e Camerati, l'epopea del sindaco alpinista sempre a caccia di colpe altrui. Alemanno, dalle promesse all'emergenza continua, dalla piena del Tevere alla neve, lo stesso atteggiamento, quello di un passante mai responsabile di nulla. Una vera e propria offensiva mediatica, più di 30 volte in TV in poche ore per negare l'evidenza. Un forte attacco quindi da parte della Repubblica. Ancora Repubblica. Piano neve scattato in ritardo, ecco le carenze che hanno mandato in tilt la città. L'ama aveva una sola lama spazzatrice. Piano neve, l'allarme è scattato in ritardo, sale sprecato e camion spalatori fantasma. Le tante carenze che venerdì hanno mandato in tilt Roma. Nel traffico impazzito anche i bus che rientravano nei depositi per cambiare le gomme. Le ditte incaricate di liberare le strade non hanno mezzi disponibili e no, o non si fanno trovare. Vediamo, quindi la Repubblica ha fatto un focus interessante proprio sul maltempo che ha colpito Roma in questo weekend, e è evidentemente chiaro che le colpe vengono date in particolar modo ad Alemanno per la sua incapacità, così viene definito, nell'affrontare questa situazione. Bene, per quanto riguarda quest'oggi abbiamo terminato qui, abbiamo approfondito quelle che erano le notizie principali. Naturalmente l'argomento di rilievo è stata la nevicata e tutti i disagi che ha portato. Sicuramente domani si continuerà a parlare ancora di questo argomento, ma si spera appunto che la situazione piano piano torni alla normalità e che se veramente il gelo colpirà nuovamente il nostro litorale e la capitale si sarà un pochino più organizzati per affrontare questa situazione. Vi ricordo che il prossimo aggiornamento con l'informazione è alle 13.45 con il telegiornale dell'Alto Lazio di Provincia TV. Non mi rimane quindi che augurarvi una piacevole giornata e vi ricordo e vi do appuntamento a domani mattina alle 10.30 con Dentro la Notizia. A domani, arrivederci.